Adesso andiamo ad Avezzano, dove la Procura ha aperto un'inchiesta sulle spese per la partenza del Giro d'Italia 2024, proprio dal capoluogo marsicano. Dopo la presentazione di un esposto in Procura, i carabinieri si sono recati in comune per acquisire delibere e atti dirigenziali legati ai lavori del nuovo asfalto e al ripristino delle strisce blu, al fine appunto di valutare la legittimità delle opere messe a punto ad aprile, prima che arrivasse il Giro. L'inchiesta della Procura si è puntata in particolare sulla rimozione della pista ciclabile in via Marconi e sulle spese sostenute per i lavori. Al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti e le ipotesi di reato sono sconosciute. I militari hanno portato via delle delibere di giunta e delle ordinanze dirigenziali su richiesta del PM. L'inchiesta era stata aperta dopo un esposto presentato in procura per la rimozione dei cordoli sulla pista ciclabile, una rimozione realizzata dall'ex amministrazione guidata da Gabriele De Angelis. La rimozione dei cordoli e anche lo smantellamento della pista autorizzata dal governo cittadino a guida di Pangrazio è cominciata ai primi di aprile, proprio per consentire il rifacimento del manto stradale in vista della partenza della nona tappa del Giro d'Italia 2024, che è avvenuta il 12 maggio. Sulla legittimità di questi lavori, dunque, la Procura ha acceso i riflettori.